intervistato Gianluca Fazzolari. Grazie a COES, grazie Moreno, grazie Marco, grazie a voi per la resistenza. Io mi occupo di indagini di polizia. Molti di voi mi conoscono, dice perché tu fai sto mestiere e vieni a parlarci dopo aver sentito tutte queste relazioni, che vi dico francamente, io oggi ho imparato veramente tantissime cose e credo che comunque di aver assimilato un concetto è che lavoriamo tutti dalla parte della sicurezza, ognuno nei propri ruoli, però lavoriamo tutti dalla stessa parte. La questione è questa: è possibile per l'autista soccorritore trasportare su un'ambulanza accompagnatori della persona inferma e infortunata? Questo è un tema. Io qua saluto Franco Tiberi, il quale ci conosciamo ormai da qualche anno, e lo devo ringraziare perché insieme a Franco abbiamo scritto un articolo proprio sul tema, che poi prossimamente sarà pubblicato su una rivista, ma comunque tramite COES poi saprete come, dove e quando reperirlo. Per cui alcune cose che dirò le abbiamo assolutamente concertate con Franco, che è un addetto ai lavori, e io ci ho messo il pezzo, diciamo, di polizia stradale e di polizia giudiziaria. Quindi è possibile per questo autista soccorritore poter consentire di salire a bordo di un'ambulanza un parente, un conoscente, mi verrebbe da dire, della persona infortunata? Di cuore mi viene da dire immediatamente sì, è possibile, ma è possibile a patto che ci siano delle condizioni. E le condizioni quali devono essere? Le condizioni devono essere che oggi parliamo di trasporto neonatale, assolutamente neonato, mamma, anche papà, se la mamma magari in quel momento non c'è, quindi neonato e accompagnatore. Minore degli anni 18? Assolutamente sì. Persona con deficit cognitivo? Assolutamente sì. E mi verrebbe da dire, qua vi lancio la provocazione, perché poi è bello, no? Lanciare le provocazioni. E se fosse il contrario, che l'infortunata è la mamma, il bambino di 6 anni, cos'è, lo lasciamo in mezzo alla strada? No. Perché vedremo, e molti di voi sono a conoscenza, anzi la totalità di voi è a conoscenza di un concetto che è quello che deriva dall'articolo 54 del codice penale, lo stato di necessità. Ma non esiste solo lo stato di necessità, esiste una roba che si chiama esercizio del diritto e adempimento di un dovere. E lo andiamo poi velocemente a sviluppare. Quindi facciamo un attimo un passo indietro, lasciamo da parte il cuore di cui vi ho parlato fino adesso e vediamo che cosa dice il codice della strada e il regolamento di esecuzione. Ebbene, il codice della strada, l'articolo 54, comma 1, lettera G, definisce quali sono i veicoli ad uso speciale. Dice tutta una serie di cose e ci dice che sono quei veicoli caratterizzati ad essere muniti permanentemente, quindi in via permanente, di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al proprio trasporto. In relazione proprio a queste speciali attrezzature poi c'è il regolamento al codice della strada, in cui all'articolo 203, comma 2, lettera M, quindi c'è tutto un elenco di quelli che sono i veicoli classificati per uso speciale, ci definisce che sono veicoli per uso speciale le autoambulanze. Detto ciò, sappiamo già di che cosa stiamo parlando a termini giuridici di codice della strada e regolamento di esecuzione. Andando a scavare un po' negli archivi della memoria, soprattutto negli archivi della legislazione, troviamo il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, che ci dice tutta una serie di cose relativamente a quelli che sono i mezzi di soccorso, e all'articolo 1, comma 1, dice il presente decreto, quindi il DM 17 dicembre 87, si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominato autoambulanza. Vedete che già su quello che ci dice nell'87 il legislatore nazionale è tassativo, laddove fa riferimento
al fatto che questi veicoli sono destinati al trasporto di infermi o infortunati, non fa riferimento a nessun'altra tipologia di soggetto. Tant'è che il codice della strada, l'articolo 54, comma primo, secondo capoverso, vedete torna sempre sto 54, o nel codice della strada o nel codice penale, quindi non ce lo possiamo dimenticare, ci dice la lettera G del comma 1 che è consentito, quindi su che cosa? Sui veicoli ad uso speciale e quindi su che cosa? Sulle ambulanze è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. In soldoni, che significa? Significa questo, che non abbiamo grandissimi margini di iniziativa, qua vado veloce perché i concetti credo che siano abbastanza palesi. Non abbiamo margine di iniziativa rispetto a una visione più o meno restrittiva della volontà del legislatore, il quale altro non fa che dirci: le autoambulanze sono autoveicoli per uso speciale destinati al trasporto di infermi e infortunati. Questo ce lo dice nell'87 con il DM. Ce lo ribadisce con l'articolo 54 rispetto a quello che avevo accennato poc'anzi. Quindi, stando a quanto ho finora detto, nessun'altra persona può prendere posto su un veicolo classificato ad uso speciale. Dici, però tu prima ci hai raccontato là le ragioni del cuore, Giovanni ha fatto nella sua relazione il riferimento alla Convenzione di Oviedo, recepita nell'ordinamento nazionale, e la convenzione che è recepita nell'ordinamento nazionale, sia per norma internazionale che per norma di diritto interno, nel momento in cui entra a far parte dell'ordinamento nazionale, è legge. Onde per cui, assolutamente, assolutamente, quei contenuti rispetto al discorso del trasporto neonatale di cui parliamo oggi, vengono assolutamente superati, quindi i concetti del 54 codice della strada vengono superati perché? Perché dice che nel momento in cui c'è un discorso di emergenza sanitaria, io non sono un addetto ai lavori come voi, quindi perdonatemi se ogni tanto magari qualche termine io lo vado a mutuare da quello che ho sentito da chi mi ha preceduto, quindi nel momento in cui c'è un'emergenza sanitaria nella quale si deve intervenire su un neonato, è normale che ci debba essere colei che lo assiste. Faccio riferimento alla mamma perché è più facile che sia così. E allora in tutti gli altri casi l'autista soccorritore cosa fa? Deve inventare? L'autista soccorritore ha poi dei riferimenti suoi. Voi che siete, immagino, quasi tutti o tutti autisti soccorritori, avete dei riferimenti che sono gli ordini di servizio, i regolamenti interni, quelle che sono le disposizioni delle aziende per cui operate, se fate parte di aziende, o i regolamenti se fate parte di associazioni di volontariato. Ebbene, come si deve comportare l'autista soccorritore? Beh, prima di dirvi come si deve comportare, partiamo un attimo da un assunto che è questo qua, che è l'autista soccorritore, innanzitutto è un incaricato di un pubblico servizio. Articolo 358 del codice penale, dove c'è la nozione di incaricato di pubblico servizio, che ci dice tutta una serie di cose, però il tempo è poco e andiamo al cuore della questione. Quindi, riguarda tutti quelli che sono i legittimi quesiti che si pone l'autista soccorritore in tutti i frangenti che non sono il trasporto del neonato in emergenza, prima di ogni altra cosa sottolineiamo il fatto che agli effetti della legge penale assume la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio. Sicché nel bene e nel male deve andare a soggiacere a tutte quelle regole che derivano
da due norme, che sono quella dell'adempimento del dovere, articolo 51 codice penale, e quella dell'articolo 54 codice penale, questa volta, che è quella che fa riferimento allo stato di necessità. Perché rimarco la questione relativa al soggetto che è un incaricato di un pubblico servizio? Perché l'incaricato di un pubblico servizio, tanto e quanto il pubblico ufficiale, adesso non sto facendo la lezione di diritto penale, me ne guarderei bene anche perché non è il contesto. Ebbene, faccio riferimento a queste due norme perché si potrebbe ricadere, sia come pubblico ufficiale che come incaricato di pubblico servizio, in fattispecie costituenti reato che sono quelle dell'abuso d'ufficio, non entriamo nel dettaglio, o addirittura nel rifiuto di atti di ufficio, la cosiddetta omissione, che non è omissione di soccorso, quella è un'altra roba, dove tutte e due le norme parlano di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, cioè il non fare o il fare qualcosa che cagiona a taluno un ingiusto danno è punito con, ok? Questo è giusto per farci un refresh fra i due e capire perché, quali sono le nostre funzioni. Quindi l'adempimento del dovere è relativa a che cosa? A quello che ci dice la norma. Al comma 1 ci dice che l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità, che tradotto significa ho il dovere di soccorrere, sì, no, forse, boh, non me lo ricordo. Io dico che il dovere di soccorrere ce l'ho. Da cui deriva il fatto che situazioni oggettive riconducibili a un trasporto in ambulanza di particolare categoria di accompagnatori, quelle che vi dicevo in apertura del mio intervento, e che quindi bambini in tenera età, minori di 18, persone con deficit cognitivi, o al contrario, coloro i quali non possono essere abbandonati, rientrano nell'ipotesi della scriminante, ossia che a seguito e in conseguenza di un intervento sanitario non possono essere affidati a terzi, quindi nella valutazione di un caso concreto la condotta dell'autista soccorritore sicuramente verrebbe scriminata. Perché? Perché alla base di tutto c'è un principio che è quello di garantire l'incolumità del prossimo, chiunque esso sia. Rapidamente, stato di necessità, lo conoscete tutti perché ve lo siete letto in tutti gli ordini di servizio, ve lo riportano, bene fanno perché non è mai sbagliato rammentare alcune cose. Quindi il 54 del codice penale esclude l'antigiuridicità di un fatto laddove non è punibile chi ha commesso il fatto per essergli stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri, quindi nel nostro caso di salvare altri, da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né eccetera eccetera, perché noi interveniamo a fatto compiuto tendenzialmente. Il 54 del codice penale, per esempio, non si applica a chi, guardare la freccia, a chi è pubblica sicurezza e ha per dovere d'ufficio e giuridico di esporsi al pericolo. Ok? Quindi tutte le forze di polizia, tutti coloro i quali fanno un servizio tipo vigile del fuoco, armi, carabinieri, polizia di Stato, quella di finanza, tutti coloro i quali rientrano in questa grossa categoria, ma mi verrebbe in mente anche ad esempio il comandante di unità marittima e quant'altro, hanno l'obbligo e il dovere giuridico di esporsi al pericolo. Tutto il resto poi è un'altra roba. Quindi il problema nostro qual è?
dammi il tempo, sì. 5, 6, 6 minuti me li concedete? Aspetta, facciamo una roba. 7, eh? Ci state? Allora, chi è che tiene il conto? No, e vabbè, uno che tiene il conto tu. Tieni il conto tu, ok. 7 minuti, quindi rispetto a quello che abbiamo detto, che cosa viene fuori? Viene fuori che si può agire in stato di necessità solo per evitare un danno grave alla persona. Quindi laddove ci sono fatti di danni patrimoniali, ovvero di danni fisici minimi, la scriminante non interviene. Quindi stiamoci attenti a questo. Siccome voi avete a che fare con ordini di servizio e quant'altro, e molte volte in questi ordini di servizio si fa riferimento alla scriminante del 54, e bene fanno a fare il riferimento a questa scriminante, tenete sempre presente quella piramide che era nelle slide di Giovanni. Vi ricordate che ha fatto vedere quella piramide dove ci sono le fonti del diritto, no? Dalla legge costituzionale si scende giù agli usi, si arriva agli usi e consuetudini, e prima degli usi e consuetudini ci sono i regolamenti, no? Che sono le disposizioni interne degli ordini di servizio. Ebbene, per farla breve e corta, la questione è che un ordine di servizio, un regolamento, non può porsi in contrapposizione con una specifica legislazione in materia. Non può in alcun modo derogare ad essa, anche perché poi si va davanti a un giudice, e il giudice dice, ma chi te l'ha detto questo? No, ma me l'ha detto, no, dice amico, stai buono che c'è il 54 del codice penale, e il giudice fa una valutazione se entri o meno all'interno della fattispecie. Sto parlando ovviamente di fatti gravi in cui l'autista soccorritore potrebbe trovarsi a dover discutere in aule di giustizia, magari a seguito di un incidente stradale. Quindi non ha il regolamento né tantomeno la possibilità di assurgere a un rango discriminante, né pensabile per chi che sia impartire disposizioni contra legem. Io non posso scrivere un ordine di servizio al mio personale dipendente, quindi parlo, sono un ispettore della Polizia di Stato, nell'ambito delle mie mansioni o delle facoltà di indirizzo e coordinamento, in quelle che sono le disposizioni scritte che io do al mio personale, queste disposizioni scritte non possono essere in contrasto con le leggi dello Stato. E la stessa roba vale per questo. Quindi in caso di incidente stradale, qua vado velocissimo, tenete presente una cosa, che malgrado perizia, prudenza, osservanza di tutte le norme di comportamento, mi pare quando abbiamo fatto un paio di anni fa, abbiamo parlato del 177 e affini, l'autista soccorritore può incorrere nell'incidenza stradale, ci può stare, non è detto che sia per forza colpa sua, lui va per la sua strada in emergenza, osserva tutto quello che deve osservare e gli vanno addosso. Può capitare, è capitato, ebbene la polizia giudiziaria intervenuta, che non è il nemico di nessuno, deve accertare fatti e responsabilità e deve procedere all'identificazione di chi? Di tutti coloro i quali sono i protagonisti, quindi i conducenti, ma anche i trasportati sul veicolo. Quindi potrebbe venire fuori la posizione di questo soggetto trasportato a seguito della persona infortunata. Dal complesso delle attività che vengono svolte dalla polizia giudiziaria a seguito del rilievo di incidente stradale vengono fuori poi le responsabilità di natura giudiziaria, amministrativa e civile, che nel momento in cui stiamo parlando non ci interessano. Tuttavia, tenete presente una cosa, che ogni caso è un caso a sé stante. Se il mio collega di Trento parla con il mio amico di Messina e dice sai, a Trento è successa sta roba e dall'incidente è scaturito questo, non è detto che a Messina succeda la stessa cosa. Quindi le dinamiche e le attività investigative che derivano dall'attività infortunistica non sono stereotipate, cioè il caso che è successo a Messina non può essere mai messo in relazione a quello che è successo a Trento, ma non perché c'è mille e passa chilometri di distanza geografica, perché ogni caso infortunistico, passatemi il termine,
ogni fatto illecito è un fatto illecito che trova riscontro in una norma giuridica che viene violata, ma il fatto di per sé, con la condotta per come si è verificata, è un caso a sé stante. Okay? Quindi non stereotipiamo mai, quindi quando ci facciamo le chiacchiere fra amici, sai, a me è successo questo, sì, guarda, sono venuti e mi hanno giudicato in questo modo, mi hanno verbalizzato in quest'altro, ogni caso è un caso a sé. Vado velocemente, qualche informazione sul trasporto di persone, chi teneva il conto, ma a quanto siamo? 4 minuti ce l'abbiamo ancora, dai, danneli, ok, sì, ne ho già rubati due. Il 169 del codice della strada, perché è importante conoscerlo? È importante conoscerlo perché se siete tutti autisti soccorritori dovete avere contezza di quanti sono i posti a sedere indicati sulla carta di circolazione del veicolo che conducete. Andate alla pagina 2 della carta di circolazione, l'ultimo formato, quello formato card, riquadro numero 2, andate a cercare la lettera S o S.1. Alla lettera S ci sono i posti disponibili, al punto S.1 i posti disponibili, compreso quello del conducente. Quindi non vi sbagliate. E quindi che ci dice il 169? In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento. Quindi oserei dire che il soggetto che stiamo trasportando, perché accompagna l'infortunato, tanto non deve stare nel vano di guida, ma questo proprio a prescindere non ci deve stare. Il numero delle persone che possono prendere posto, ve l'ho già detto, è solo quello indicato in carta di circolazione. Il carico complessivo del veicolo non può superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione. Qua sul discorso dei pesi ci sarebbe da fare, dovremmo fare una giornata apposta su quella dei pesi, non ho il tempo di parlarvene. Tutti i passeggeri di colamotore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente. E io oserei dire, qui mi riallaccio sempre alla relazione di Giovanni, tutti coloro i quali sono a bordo del veicolo devono essere, mi è piaciuto il termine che dicevi te, era cinturati. Ebbene, il 169 prevede una serie, nel caso di inadempienza, prevede una serie di sanzioni amministrative, che sono sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, e prevedono anche la depurazione dei punti, però non è questa la puntata in cui dobbiamo parlare di questa roba, dobbiamo parlare di robe e di concretezze che vi interessano. Mi avvio veramente a concludere. Successo l'incidente, ci sono contenziosi RC autocorrelati. Perché? Perché l'impresa assicuratrice ha il dovere di andare a risarcire il danno, ma ha anche il diritto di andare a verificare chi erano coloro i quali prendevano posto all'interno di quel veicolo, del perché si sono infortunati, quali sono state le lesioni, chi le ha cagionate e quant'altro. Ebbene, in via ordinaria le imprese assicuratrici garantiscono la copertura del danno, salvo eventuale rivalsa nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo. C'è un caso realmente accaduto in cui una compagnia, su un fatto oggettivamente accaduto, ha dato la sua indicazione, non diciamo il nome per un discorso di bon ton e di educazione nei confronti delle altre imprese assicuratrici. Questa impresa, rispetto a un fatto oggettivamente accaduto, non ha risarcito il danno, o meglio, lo ha risarcito andandosi a rivalere sui soggetti fisici o giuridici che potevano avere poi la responsabilità sul caso concreto. Arrivo a concludere e sono stato nei tempi, devi dire no, è i 4 minuti che mi hai dato, io ho detto tu dicevi, è lui, è colpa sua, Coes Campobasso, Coes Molise, quindi è colpa del Coes Molise,
Riassumendo allora, tutto quello che abbiamo detto è tutto vero, tutto quello che dice il 54 del codice della strada è assolutamente vero, tenete presente sempre il 51 del codice penale e il 54 del codice penale. Perché? Perché abbiamo degli obblighi. Quindi il conducente del veicolo è responsabile del corretto utilizzo dell'ambulanza quando? Sempre. Per cui nel caso gli venga chiesto dal personale sanitario che è responsabile per la prestazione sanitaria e il trasporto anche di un accompagnatore privato, se motivato con l'esistenza dello stato di necessità, non mi ripeto su quelli che possono essere i casi, e se questo stato di necessità lo andiamo e lo andate a far indicare in quello che è il rapporto che è la scheda sanitaria di trasporto, mi verrebbe da dire in termine marinaro il giornale di bordo, no? Il giornale di bordo del mezzo sanitario, ebbene l'accompagnatore deve essere sicuramente preso a bordo. Non è giustificabile un accompagnatore preso a bordo e che sta nel vano di guida, ma è giustificabile invece un accompagnatore che è nel vano in cui si trova il paziente. Mi viene in mente un esempio, paziente con deficit cognitivo che può avere, e sarà anche sicuramente capitato, che può avere un rapporto di specialità e di fiducia con la persona che lo assiste. Nel momento in cui questa persona che lo assiste è in un altro posto, ci può e vi può creare tutta una serie di problemi relativi alla forma di assistenza. Quindi ritengo che sia una cosa assolutamente importante. Per il bene e la serenità del paziente, che è sicuramente la cosa primaria a cui tutti quanti teniamo, è auspicabile che tutti gli adempimenti vengano fatti in piena armonia fra quello che è tutta l'equipe sanitaria e di soccorso che interviene. Le decisioni si possono prendere assieme, si possono condividere. Ricordiamoci comunque che il conducente è il responsabile del veicolo di soccorso. Ecco, io vi ringrazio dell'attenzione. Non ve ne andate che Moreno vi deve dire due cose, e io prima che ve le dice Moreno vi dico che gli approfondimenti li potete trovare sul sito dell'ASAPS e poi sul sito del COES. Grazie a tutti quanti. Va bene, l'evento è finito, ringraziamo ASAPS, ringraziamo STEM, Ferno, ringraziamo il COES Lombardia, il consulente Marco Di Pino, che ha organizzato l'evento.